Il prossimo oratore credo un po' il re dei sognatori perché sogna di produrre l'acqua dall'aria. Come maker non sogna soltanto, ha costruito un Arturo Vittori, però che produce acqua dall'aria. Arturo Vittori. May I ask you to fasten the seatbelt? Di allacciare il cinturone di sicurezza. Atterriamo. 6 minuti e saremo sulla Luna. We are not designed to live in this environment. Non siamo progettati per vivere in questo ambiente molto estremo, ma con l'utilizzo della tecnologia oggi possiamo farlo. This is our house. For 6 months we'll be living here. Questa sarà la nostra casa per sei mesi. Vivremo qui, ma a livello locale non abbiamo risorse fondamentali per la vita. Non abbiamo cibo, non abbiamo acqua, non abbiamo aria. Quindi questa base contiene una tecnologia estremamente sofisticata che ci consente di riprodurre le risorse così preziose e mantenere la vita. Voglio raccontarvi una storia che riguarda le risorse che si è verificata qualche tempo fa. La storia dell'acqua. Nel 2012 eravamo per un viaggio in Africa, abbiamo scoperto questo fantastico paese, l'Etiopia, e era come tornare indietro ad un'altra era. Per quanto bella questa terra, abbiamo visto quanto è dura e difficile la realtà, drammatica realtà, bambini che raccolgono l'acqua da fonti che non sono protette, la trasportano, è una cosa molto difficile, portano senza scarpe questi bidoni ogni giorno. Le seguenti statistiche ci dicono che il 60% degli etiopi non hanno accesso all'acqua potabile, e anche i 15 litri, il minimo richiesto per la sopravvivenza, loro ne utilizzano ancora meno, mentre lì vicino, negli Emirati, oggi una persona consuma 400 o 500 litri al giorno, è una cosa inaccettabile. Per cui, tenendo presente questa cosa, abbiamo cominciato a pensare, a fare un po' di brainstorming, e guardando la natura abbiamo visto che ci sono risposte e suggerimenti. La tela di ragno è molto efficace per trattenere l'acqua dall'aria, ma anche questo piccolo insetto, questo piccolo scarafaggio, cosa fa? Raccoglie l'acqua durante la notte. And also plants are showing us the sopravvive cactus, nei luoghi instance, più secchi. Per esempio il cactus sa come crescere nel deserto, air, non soltanto raccoglie l'acqua dall'aria, ma immagazzina quest'acqua all'interno in una grande quantità. Example, quindi con tutti questi esempi abbiamo cominciato a progettare a tower, a vertical structure, 10 meter, questa struttura verticale, un quadro una struttura di bambù, all'interno c'è una rete che raccoglie l'acqua, il collettore. È un sistema passivo, non utilizza l'energia, ma la natura, i fenomeni naturali, quindi come la neve, l'acqua, la pioggia, la nebbia e la condensazione. Quando non c'è acqua, non c'è pioggia, la condensa si può verificare durante la notte e ogni goccia fa la differenza. Noi raccogliamo l'acqua, acqua potabile che possiamo bere successivamente, e il nome viene dal l'albero Waka. Il Waka Tree è un'istituzione in Europa dove le persone ci si riuniscono, le persone, la comunità, e sta sparendo per via del disboscamento, ed è un po' il centro della comunità, per cui la Waka Water vuole essere un po' il centro delle risorse, ma anche il luogo in cui è possibile socializzare sotto questa specie di tettoia. Sono quasi due anni che lavoriamo a questo progetto che si è sviluppato sin dal primissimo programma e schema fino ad oggi. Abbiamo costruito circa 10 prototipi. Il prossimo che stiamo progettando si chiama il Waka Water 3.1.
in Ethiopia in few months. Vogliamo costruire in Etiopia nel giro di qualche mese all'inizio del 2015. But to make this a sustainable Ma project, per rendere questo progetto sostenibile dobbiamo dimostrare che è stato realizzato da maker in maniera molto semplice, utilizzando degli strumenti semplici che si possono trovare ovunque, anche materiali locali molto semplici. Questo non ha bisogno di un lavoratore specializzato per la costruzione, una piccola precisione è sufficiente, tutto può essere costruito più velocemente possibile, più veloce e poi assemblato perché è progettato per essere costruito in moduli che possono essere montati in meno di 12 minuti. In parallelo stiamo testando anche vari materiali per poter capire quale possa essere il migliore per poter raccogliere l'acqua dall'aria e per farlo abbiamo messo a punto una piccola macchina, una piccola attrezzatura che chiamiamo il Warchino, che è basato sulla scheda Arduino con sensori e componenti collegati per misurare l'acqua raccolta ma anche la qualità dell'acqua e tutti i dati ambientali, l'umidità, il vento, tutte queste cose che vengono poi convogliate verso un sito web che può essere monitorato online in tempo reale. La visione quindi è quella di portare nella bella Etiopia questa struttura che deve raccogliere anche poco acqua al giorno e che costa circa $1,000 e possa essere costruito in un giorno. Questo è il sogno. Voglio chiedere il vostro sostegno, quello della comunità, perché ogni goccia conta. Grazie mille.